cercavo l'apparellina. Oh mamma mia, che bello. Non sono morto. No, no. Purtroppo sei ancora tra noi. Oggi siamo caduti da milioni di metri perché siamo imbecilli, ma anche perché dobbiamo costruire la casa trampolino da un euro contro casa trampolino da un milione. Bellissimo, Enrico, bellissimo. Sì. Allora Anna e Feri costruiscono quella da un milione perché ormai li vogliamo bene. Ma perché bene. Quella poraccia? Sai che non lo so. Cioè la cosa inizia a girarmi le palle, però sembra che siamo relegati a fare le cose povere ultimamente. Ci hai preso gusto, dai, diciamo che ti rappresenta bene. Di più, vero? Dai, dillo. Siamo due poveri, Alex Nauz. Allora è vero. Feri, ti stacco le mani. Feri, ti stacco le mani. No, poverini, sono già abbastanza disgraziati così. Non buchiamogli pure questo pezzetto di terra che hanno. Feri, vattene via. Vattene via. Vattene via. Andate via tutte e due. Via. Proprio levatevi dalle palle che noi qui dobbiamo costruire. Sì. Ciao. Ciao. Allora, Alex Nauz. Alleluia, siamo io e te adesso. Che bello essere amico mio con te. Dimmi qual è la tua idea da poveri, però, che ci farà raggiungere la vittoria. Non ho capito niente di quello che hai detto. Però ti dico vittoria! La mia idea lo stesso. Allora, la mia idea è questa: faremo una nave da crociera, tipo di qua, così, vedi, tutta una nave da crociera, tutta di lato così, che sul davanti c'ha la prua, sul retro c'ha la poppa, che poi non so se è il contrario, come si dice, vabbè, non me ne frega. Va bene, sì. Poi si alzerà verso l'alto, poi dall'alto ci sarà il trampolino tipo quello dello squalo della crociera, e dal trampolino tu ti potrai buttare e sotto ci sarà il mare con lo squalo. Squalo! Bravo. Hai capito tutto? E gli interni dove li facciamo? Però effettivamente. Dentro lo squalo. No, perché è troppo piccolo lo squalo. Dobbiamo fare. Allora dobbiamo allargare questa. Un po' più nave, un poco più nave. Non tanto più nave, però. Non tanto, fai fare. Non tanto, facciamo così. No, facciamo così, perché sennò non ci sta lo stesso. Così va bene. Purtroppo la casa di oggi dovrà essere vagamente piccolina, ma sarà alta. Ma facciamo i due piani e sì. Via, sì, no? Sì, sì. E sai cos'altro ti dico? Il retro sarà completamente aperto, così da avere più spazio. Bellissimo! Inner space, room, comfort zone. Zone. Sì, quella è la cosa là, sì. Mamma mia, più alta, continuerei a fare una bella striscia rossa, molto bella, interessante così. E poi una bianca. E poi andiamo, no, ancora più rosso, il rosso deve essere bello esteso, perché questa è la facciata della nave, poi. Ma facciamo anche gli oblò? Ma tu lo puoi ben dire, amico mio, lo puoi ben dire. E allora facciamo gli oblò! Affacciandoci dagli oblò potremo vedere il mare, i pesci e Alex Nauz. Guarda che bello così, due oblò qui. Bellissimo! Mettiamo anche. E purtroppo qui sul lato vengono un po' strani. Però uno lo mettiamo lo stesso. Sul retro non li mettiamo perché chiaramente. Guarda cosa no. Ho fatto io, vieni qua davanti. Arrivo subito, amico mio. Questo è dettaglio in oro, molto carino, vero? Purtroppo siamo poveri però. Non va bene. Dettagli in terra. Se ce l'hai in terra andrebbe benissimo. Mi sa che ce l'ho, però dammi un minuto. Sì, se non ce l'hai in terra rimettiamo quello d'oro. Eccolo, bravissimo. Lo faccio in terra. Bravissimo, allora lo vedi che tua mamma ha fatto bene. Ti ha cresciuto bene. Ti ha cresciuto. L'ho fatto veramente bene, sì. Vedi, creativo, interessante, un bravo uaglione. Proprio niente male, insomma. Perché potevi sembrare che eri bruttazzo, però in realtà nascondi delle doti interne, interiori. Sono intelligentissimo io, no, adesso non esageriamo, vai, però. Come non esageriamo, è vero. Non ti prendo. Cioè, uno ti fa un complimento, accontentati di quel complimento, non pretendere di più. Cioè, bisogna essere modesti. Ma così mi rovini tutto il dettaglio fuori. Lo puoi estendere di uno verso sì, sopra? Sì, lo posso. Vediamo se sei bravo, Bravo, bravissimo. Ma sei bravo. Vai. 10 euro a finestra. Ma stai zitto, vai a quel paese. Continua. Allora, da qui, poi, io farei un altro piano, perché deve essere alta. Loro stanno facendo. Che è una palla da discoteca quella cosa. Fammi vedere. Guarda un po'. È una mongolfiera. È vero. È una bella mongolfiera. Mi piace quella mongolfiera. Saliamo è di più noi. È coloratissima. Non possiamo salire. Sì, non possiamo essere così bassi rispetto a loro. Allora vieni qua. Mi farai saliamo col bianco di due. Così. Ancora di due. E poi sopra altro rosso. Mettiamo un altro strato di rosso. Allora ti spiego bene, così lo puoi fare tu. Sopra questo bianco qui mi fai uguale di rosso a sotto. Uguale, ok? Quattro. Qua con le finestre, tutto uguale a come adesso. Ok, è facilissimo. E secondo me così dovremmo essere all'altezza giusta. Se ci pensate, tecnicamente le navi da crociera sono alte, cioè sono molto, perché hanno sono anche altissime, guarda che sono veramente giganti. Due, tre piani dentro. Però ti devi spicciare, fratello. Aspetta, dammi tempo, cioè è difficile fare le finestre qua, Mi devo arrabbiare con te, Alex Nauz. No, ti prego, non farlo. Devo non aprire farlo. Un pacchetto mentre tu lavori come un servo. Va bene, puoi aprire un pacchetto. Va bene. Come un servo? Ai tempi dell'antico Egitto tu saresti stato uno di quelli che costruivano le piramidi, io il tuo faraone. Lavora con la frusta. Vedi
vediamo cosa esce dal pacchettino. Se esce una carta dove c'è Alex Nauz, lo frustiamo. Allora, è uscito. No. Sì, 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 è deciso, è deciso. Un Cicotobi. Le carte le trovate in edicola. Naturalmente, sapete già dove andare appena finito il video. Poi abbiamo una stanza del cinema. Ma c'è anche Alex Nauz qui, piccolino. Non è vero? Quindi potrei ucciderlo. Camera dello gnomo. La tavola di Ouija e un altro Cicotobi. Ti è andata bene. Sono usciti solo Cicotobi oggi, eh. Devi frustare Cicotobi. Sembrerebbe che io debba frustare Cicotobi. La cosa non so se mi fa piacere. Puoi assistere? No, no, non puoi. Non puoi. Perché no? No, perché è una cosa privata. Quando Alex, ho trovato di nuovo nel servo. Alex, ho trovato di nuovo la stanza del vampiro. Dici che oggi ci sta bene la stanza del vampiro. Ovvio, ci sta benissimo. Sempre bene la stanza del vampiro, un evergreen. Mettiamo due taniche di vino, uh-huh. E diciamo che è tipo la stiva, stiva della nave. La stiva dove si tiene il vino che piace al capitano. Capitano, Sì. No dai, lasciamola perdere per oggi la stiva, dai. Oggi priviamocene, che poi sennò Anna rompe le palle. Qui dice... la chiudiamo. Oggi la chiudiamo. Oggi la... anche perché no, l'abbiamo un po' rovinata, perché c'è SpongeBob morto adesso dentro che... Vabbè, diciamo che abbiamo, mentre stavamo andando in crociera, abbiamo trovato SpongeBob e l'abbiamo messo là. E l'abbiamo ammazzato. Perché sì, ci sta sulle balle. A me, certo, un po'. Non a livello di ucciderlo, devo dire la verità. Magari a livello... Sai cosa gli farei io a SpongeBob se avessi la possibilità di... Cosa gli faresti? Senza offesa per SpongeBob, beh, perché è simpatico. Per alcuni, non per me, però per alcuni è simpatico. Io farei così. Prenderei una pozza di pipì di gatto, ok? Che puzza, la pipì di gatto puzza tantissimo. Puzzissima, ma è proprio una puzza assurda. Lo so. E cosa farei allora? Con questa pipì di gatto riempirei SpongeBob, che è una spugna, se l'assorbe tutta, hai capito? Poi voglio vedere. Che schifo! Voglio vedere se i suoi amici Patrick, no, quegli altri ignoranti lì, se gli vogliono ancora bene dopo che lui è puzzolente, tutto pieno di pipì di gatto. Secondo me non gli vogliono più bene, lo abbandonano. E perché metti queste cose qua invece? Perché, ti spiego. Allora, questo piano qua sarà la sala bar, quindi ci saranno diversi tavolini, poveri, però quello che si può fare. Invece il piano di sotto, qua sotto, ci metteremo delle cose un po' più tipo, come si dice, tipo la stiva, tipo le patate. Bella idea, povere però, sempre povere. E invece, certo, le patate, no? Invece qua, sul lato, mi devi alzare di uno ancora, sei un pisello. Sì, lo faccio subito. E adesso cosa dobbiamo fare con te? Dimmelo tu, dimmelo. No, non darmi fuoco, fai quello che vuoi, ma non darmi fuoco. Stai anche parlando malamente, Alex Nauz. Lo so, non darmi fuoco, ti prego. Alex Nauz, guarda che va a finire che ti do fuoco, no, ti, no, guarda dai, che fuoco, no. A me dispiace farlo, ma poi devo farlo. Oh. Non è vero, non ti dispiace. No, mi piace. Finisci il piano di sopra che lo io sistemo qua dentro. Non ti preoccupare. Allora, la stiva povera. Visto che siamo poveri, qua non possiamo mettere roba di altri lussi. Dobbiamo mettere cose poverelle. Quindi mettiamo tipo i salmoni. Patate. Giusto, salmone e patate. Secondo me è un bella coppia. Perché il salmone non è tanto povero. Beh, se sei in mezzo al mare, però ne trovi un sacco di salmone. Quindi non è ricco. Cioè, dipende da dove ti trovi. Ma noi in questo momento siamo in mezzo al mare. Quindi di salmone ne abbiamo tanto. Le patate ce le siamo portate da casa. E quindi siamo a posto così. Ti piace, Alex? Vieni a vedere. Sì, è bellissimo. Guarda quante patate ci sono. Fammi patate, vedere un po'. Ovunque. Allora, sì. Mettiamo qualche tavolino poverello anche. Che tipo questo anche qua. Sì, sì, ci vuole, perché così vedi, qua ci mangiano l'equipaggio. L'equipaggio si siede qua con gli sgabelli. Con gli sgabelli. Sì. E mangiano perché, giustamente, siccome è una nave povera, l'equipaggio non può mangiare insieme alle persone, capito? Perché? Certo, è ovvio, no? Questa è una cosa normalissima. Ma non perché l'equipaggio non possa, perché proprio perché le persone di questa nave sono malfamate, capito? Sono ladri, assassini, capito? Ah, e se ruberebbero l'equipaggio, dici? No, ucciderebbero proprio perché sono. No, proprio... poverini, l'equipaggio, no! Sono assassini, sono terribili, è una cosa proprio brutta. Mangiano anche, vedi, qua sopra, se riesco, volevo mettergli il cibo. I biscotti avariati, grazie. Vai, mettili là. Grazie. Biscotti avariati, dici il bene. Mettiamone un po' anche qua. Grazie mille, Alex Nauz. Sono, vedi, sembrano biscotti al cioccolato, ma in realtà quelle sono pulci, scarafaggi giganti. Sì, sì. Vieni. Allora, che schifo. Piano più alto io qui. A questo punto, visto che abbiamo trasformato un po' il piano di sotto, ho scritto bad invece che bed, ma va bene lo stesso. Qua sotto metterei dei letti, così perché possono dormire. Perché tu sei una chica bed. Io devo aver fatto comunque qualcosa di male in passato, per forza, perché se no avrei avuto amici decenti. Invece avere te vuol dire, cioè, io ti voglio anche bene. Poi vedi, questa è una cosa ancora più grave, perché io ti cioè io mi sono abituato a volerti bene nonostante che tu sei rantegoso, hai capito? Ma come fai a non volermi bene? Scusa, io sono Alex Nauz. Vedo un po' lei. Certo, è naturale, vedo un po' lei. Come si fa a odiare una persona così amabile? No, amabile Alex Nauz lo chiamavano. Io sono amabilissimo. Amabilissimo. Quando sono andato al negozio per comprare gli amici, il famigerato negozio di amici, no? Dove vendevano anche le fidanzate. Insomma, prendi due amici, guadagni una fidanzata. Insomma, super promozione.
mi era uscito scritto questo qui su Alex Nauz, chiaramente mi era uscito scritto questo qui fa schifo, sei sicuro che lo vuoi lo non stesso compratelo. Non compra. E io ho detto, ma quanto mai potrà fare schifo? Non è possibile che faccia così schifo. E invece, purtroppo, faceva davvero così schifo. Io ho avuto un'idea geniale. Dimmi tutto, che io non vedo guarda, l'ora se di sentire. Facciamo così. Sì, 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 fammi guarda, vedere. Eh? Sì, 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 fammi facciamo vedere. Così. Sì, sì, sì. Mettiamo così e sì. Togliamo questa cosa qua in mezzo. E metto un maiale e diciamo che dormono tra i maiali. Sono un genio, lo so, non devi aggiungere altro, scusa. Hai rovinato la mia cosa che avevo costruito io. Dai, ma ce l'hai messo già una volta. Togli! No, il maiale dove va via. Lo mettiamo da un'altra parte. C'era bisogno, lo lasciamo in giro, guarda. Lo lasciamo che vada guarda in che giro. Guarda che tanto non si butta, mi sa, Da solo no, se gli do una spintarella forse sì, però come è fatto? Non si levava, rimane là. Qua, rimettiamo com'era, perché io a te ti staccherei le ossa, guarda. Non mi hai neanche chiesto perché ho messo ste cose. Cioè, a te non perché te ne... Perché hai messo ste cose? Sei cioè, uno schifo. Sei ma uno schifo. Sei veramente brutto. Come è possibile? Guarda che il maiale si butta, Perché ci sei tu? Perché t'ha visto? No! Sì, perché t'ha visto. Allora ha detto no, mi butto, non voglio restare. Mi butto, ha detto il maiale. Ma e lo capisco, io lo posso comprendere. Perché con te veramente ti viene la voglia di... Ma non è vero, non dire cose simili. No, hai ragione, forse ho esagerato. Però veramente, cioè certe volte fa venire una cosa che... Mamma mia, un clistere. Guarda cosa ho trovato. Sei un clistere. Allora io mi devo ribellare. Cosa è successo? Basta. Feri fa schifo. Non posso lavorare. Esatto, non posso più lavorare con te. No, ma come? Feri, cosa hai combinato? Hai fatto scazzare Anna. Non posso più lavorare. Ha detto che le piacciono i serpenti. Non mi posso più lavorare con serpenti. Lei. Ah, pensavo che faceva schifo. Feri fa schifo. Ma allora ti prende la prendi per questa cosa qua. Io c'ho non questo. Non posso lavorare. C'ho sto cretino che io faccio le cose. Lui le tocca. Tocca sempre. Sto qua, ma cosa sei? Un maniaco? Sei un maniaco che tocchi. No. Io non posso lavorare con Feri. Questa cosa sta venendo ignorata. Non posso lavorare con Feri. Allora, Feri, mettiamoci. Allora, vieni qua, Feri. Vieni, Feri. Allora, Feri. Prima di tutto, non ci sono serpenti su Minecraft. Quindi, per quanto le possono piacere, al massimo può mettere la rana se muore di fame lì. Molto bella. Allora, l'ho messa. Bravissima, Feri. Allora, Feri, adesso tu dici ad Anna che non ti piacciono più i serpenti. Ricominciate, dai, forza. Va bene. Allora, Anna, ho sbagliato. Non mi piacciono i serpenti. Molto mi bene. Piacciono gli unicorni. Perfetto. Ah, vedi, levatemi dalle palle. Che stavo sgridando Alex Nauz. Tanto per cambiare. Fammi vedere se c'è una frusta subito. Non c'è una frusta. No, non c'è una frusta. Ti va bene. La inserirò prima o poi. Anzi, guarda cosa inserisco. Non c'è neanche lo yo-yo. Mannaggia miseria. E niente, non puoi fare niente. Suca. Non vale. Allora, adesso riprendiamo da dove ci eravamo fermati. Io ti stavo spiegando come stavo facendo questo piano e tu dovresti chiedermi qualcosa. Cosa stai facendo su questo piano? Pisello. Allora, questo piano qui, come vedi, è una stanza da dormitorio, però molto povera, molto triste. Vedi, i letti di paglia molto poveri, vedi, tristi, vedi, altri biscotti avariati. Questi qua non sono lettiere per gatti, sono i bagni per le persone che vivono in questo piano. No, che schifo! Lo so. Vedi questi qua che sembrano Hulk, ma in realtà non sono Hulk. Non sono Hulk, non perché sono Hulk. Cosa sembrano? Questi qui sono in realtà le persone che vivono in questa crociera, sono i malfamati che ti dicevo prima, sono vedi? Nani. Ma beh, Hulk è un malfamato. È più grande di una mia gamba. Vabbè, ma la tua gamba è molto grande. No, lo so che te l'ho servito su un piatto d'argento. Non dovevi fare una cosa del genere. Mister Twerker, c'ha il sedere come si chiama quella tipa che twerka? Ricorda? Rihanna. No, Rihanna non ha il sedere grande. Quella Elettra Lamborghini. No, neanche, no, quella di più, quella proprio Cardi B può essere. Alex è così. Alex twerka che è una mamma mia. Allora facciamo le cose bene adesso. Ci stiamo di Alex. Non abbiamo fatto niente. Siamo dei piselli. No, non riusciremo mai. L'aria l'abbiamo persa. Veloce, lo devi fare tu. Lo devi fare tu. Allora, ma è impossibile. Dobbiamo mettere anche l'acqua. Piccolo, lo fai piccolo. Piccolo lo fai, hai capito? Piccolo. Va bene, lo faccio piccolo. Ma tu devi mettere l'acqua. Fai prima lo squalo, poi metto l'acqua. Fai lo squalo. Io faccio lo squalo, ma tu metti l'acqua. Non ti preoccupare, fai lo squalo. Sto facendo. Fai lo squalo, fallo bene. Fallo piccolo, ma bene. Hai capito come lo devi fare? Dritto verso l'alto. Sì, lo so, ma sarà irto, bellissimo. Irsuto, hai capito? Irsuto, sì, irsuto. Sì, irsuto significa peloso, mi sa.
Non mi correggere, fai lo squalo! Lo faccio, sto facendo lo squalo! Veloce. Tu ci vuoi mezz'ora a pensarci! Sto facendo anch'io! Alex, non fare così! Ok, aspetta, forse ci siamo, così è carino. Sto facendo qua sopra, metto tipo le... quelle sedie... come si chiama? Quelle per prendere il sole, però povere, tipo così, brutte. Non ci sono povere, mi sa! Beh, ci sono marroni, le cose marroni sono sempre povere, no? Sì, sono sempre povere! Sì, trovami un iPhone marrone, non esiste! No, non esiste! Ah, le cose marroni sono brutte! Che schifo. Scherziamo, se uno di voi ha l'iPhone marrone. Ma non esiste. Vabbè, magari l'hanno fatto. Cosa ti devo dire? Cosa ne sai tu? Ma non esiste. Cosa ne sai? Oh. Ma lo so perché mio cugino è Steve Jobs. Che cavolo. Adesso l'abbiamo detto. Adesso tutti vi vengono a chiederti l'iPhone, Alex Nauz. Sei molto stupido. Allora, se volete un telefono nuovo, potete rivolgervi ad Alex Nauz, che c'è il suo cugino, anche a me, infatti io c'ho un bellissimo telefono perché il cugino di Alex Nauz me l'ha fornito. Cugino di Alex Nauz si chiama Nauz Alex ed è un vero campione nell'ambito dei telefoni, proprio. Capisce tutte cose! Se tu hai bisogno di un telefono, vai dal cugino di Alex Nauz Alex, è il negozio di telefonia più bravo. Esatto, sì, più bravo. Ascolta, assolutamente. Io spero che tu sia a buon punto lì, perché qua... Io ho quasi finito, direi, aggiungerei anche. Perché qua non più è che... meno. Qua siamo un po'... Insomma, la situazione è pelosa, capito? Ma loro tanto non finiranno mai, ma stai tranquillo, stai proprio. Non è detto in realtà, potrebbero fregarci. E in quel caso io soffrirei, soffrirei. No, tranquillo, noi vinciamo sempre ogni cosa. Ma invece ti informo che non è più così, Alex Nauz. Da un po' di tempo ormai. Come no? No, i giorni in cui vincevamo sempre sono passati da un po'. Ultimamente vinciamo un No, non ci credo. Una volta ogni tanto, cioè... È colpa tua, fai schifo, non sai fare niente. Allora, prima di tutto non ti permettere di dire così perché sono costretto a ucciderti, ok? Ecco, secondariamente, non è colpa mia che gli stiamo sempre dando da costruire a loro la casa ricca e a noi quella da un euro. E così. La prossima volta facciamo noi quella ricca, mi pare anche giusto, no? E mi sembra anche a me. Oh, è bellissimo, bravo, bello. Con poco pazienza, guarda che bello. Bravo. Ma che bello. Sei un bravo. Non hai messo l'acqua. Aspetta, che ci vuole un dettaglio. Guarda, qua mettiamo il trampolino, così si può rimbalzare dentro la bocca dello squalo. Bellissimo. È veramente fantastico. E poi, come ultimo dettaglio, ma non meno importante, il tuo amico, aspetta che il tuo amico è scemo. Ecco qua, il tuo amico Lionesio. Guarda che cosa ti propone. Veramente. Attento, non rompere tutto, ti prego. Tranquillo. Così. Tac. E niente, hai rotto tutto. Vabbè, va bene, fregatene tu, no? Vabbè, perché aggiungi? Ma perché qua non ci sta l'acqua, ci sta, è bella. Mi stai sulle palle. Ti sta sempre sulle palle, ormai è tardi per dirlo. Di più di prima, ok? Di più di prima. Ah, puzzinoso. E niente, alla fine per tutto. Spostiamoci sotto dalle ragazze, vai. Che siamo dei... quasi sì? È una riunione di... state facendo punto croce, eh? Sì? Lavorate perché? A... Ma io sono... Hai proprio indovinato. Una pentola di fagioli siete. Io non sono capace a fare il punto croce in realtà. Nemmeno ti dico la verità. Feri, non dire cagate. Feri, non borbottare prima di tutto, che ogni tanto ti prende questa scemità del novantenne. Ma è possibile? Parlami bene. Vai via. Allora, sei nella mia casa, vattene via. No, Feri. Tu sei nella nostra casa. Tu sei nella mia casa, guarda. Abito qua dentro. Vattene via, Feri. Ma come? Ma scusa, dove ti sei inficcato? Sono sotto la mongolfiera, è la mia casa adesso. Vai via, tutta vai mia. Via dalla mongolfiera. Perché la amiamo il territorio. Via. Ecco, pisciamoci dentro nella piscina di Anna Feri. No, vai. No. Che schifo, no. Feri, l'hai messo il cloro. Ah, adesso guarda cosa ha verso qua, tutta questa pipì. La pipì. Dai, che schifo. Sì. Sì. La pipì. Anna, dai! Noi abbiamo finito. Voi avete finito perché sa da finire adesso, eh? Io lo sapevo. Sì. No, allora Anna, hai finito. Abbiamo finito. Finisci. Lo so che faccio schifo, Lion. Io ci provo, no, ma no, veramente. No, hai finito. Dobbiamo finire adesso. È ora di vedere le case. Va bene, ho finito. Ok, ho anche finito. Anche perché Feri era qua che si stava grattando le palle e sta rimuovendo la mia pipì. Feri, fai altro. Ovvio. Cosa devo tenerla? No. Ma l'abbiamo. Oddio, io piscio dappertutto. Scusa. Guarda quanto ho pipì. Dai, basta far pipì. Sono il mostro del pipì. Schifo! Ma io dovevo finire la mia balenottera. Alex? Te? Da che parte stai tu? Oh, aspetta un attimo! Ma dovevamo mettere una cosa e non l'abbiamo messa! Che cosa dovevamo mettere e non l'abbiamo messo? Io ho preparato una gif!
La GIF! Carri, no, 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 ormai abbiamo fermato Anna. Io non l'ho messa, quindi Anna. E infatti, ormai. Alex, non rompere le balle, sei un cretino. No! Allora, oggi iniziamo dalla vostra, visto che l'altra volta abbiamo iniziato dalla però nostra. Però magari la GIF di Alex era bella. Vediamola, dai, vediamo com'è. Mettila qui, vediamo subito. Dì, aspetta. Vediamo. Eccola. Sì. Se è bella la posso prendere in dotazione. No. Sì. Vediamo, Dai, era carina. Adesso però fermiamo. Anna, non prendere in dotazione. No, non ho preso in dotazione. Iniziamo dalla nostra. Sì, oggi iniziamo dalla nostra. Allora, potete vedere qui tutto quanto lo squalo. Però siccome la nostra acqua è sporca, perché siamo poveri e pipì. Vedi, Alex, è tutto pipì qua. Tutto pisciato. Che schifo. Schifo. Mettetecelo un po' di cloro in quell'acqua. No, è lo squalo. È stato lo squalo che ha pisciato tutta la piscina. Ma che schifo. È povera. Potete vedere la nave da crociera. Questa qui è la facciata della nave. Povera, naturalmente. Ci stanno le finestre di terra. Tutto un po' povero. E da dietro potete vedere che i piani sono aperti. Che meraviglia. Lo so, grazie. L'ultimo piano qui, puoi vedere, Anna, è la sala mensa, principalmente per l'equipaggio, capito? Mangiano patate e pesce crudo. Patate e pesce crudo, hai ragione. Poi piano di sopra qua potete vedere la stanza dormitorio con le lettiere dove gli ospiti pisciano nelle lettiere, perché povero. Mi sembra molto giusto. E gli ospiti questo. Sono quei piccoli pigmei a forma di Hulk che vedete lì, bruttini. E il maiale. Sono malfamati. E poi al piano più alto potete vedere la stanza prendi sole, qui ti abbronzi il sedere e qua ci metti i piedi. Sì, e poi qui ti butti nella piscina. Comunque chi mette perché i piedi, perché è meglio andare in bocca allo squalo che stare in questa nave. Chi mette giusto? I piedi dentro le piscine per bambini è un maiale. Ecco, vabbè, a questo ma punto. Come? Beh, capito, lì fanno il bagno, tu ti metti i piedi. Benvenuti nel resort di Ferie e Spina. Come vedi qui abbiamo una nostra spiaggia privata, vedi? Dove abbiamo tutti i comfort. Vedo. Tra monete d'oro e fenicotteri e castelli di sabbia e monete d'oro. Sì, qua abbiamo comfort. Anche una, come vedi qua, abbiamo anche un'orca ammaestrata che ci riporta la palla quando quella la prendiamo in mare. E la stavo costruendo, ma interrotto. Senti, è uno scoglio. Ha sbattuto. Abbiamo anche gli scivoli acquatici, vedi? Sì, guarda che bello. Possiamo vedere la mongolfiera, né? Vi ferma su ogni cosa. Si entra da sopra. Ma scocciola questa mongolfiera. Come vedi, noi abbiamo anche il trampolino, ovviamente sulla mongolfiera non ci facciamo. Oh, ma c'è una tipa dentro la vostra mongolfiera. Esattamente, perché noi qui non ci fa. Questa è la sala ristorazione, vedi? Il pesce è talmente bello. Fresco che ce lo dà direttamente la sirena. Wow. E oltretutto ha condiviso con noi anche alcuni dei suoi tesori. Come vedi, qua sotto abbiamo monete, tesori, segreti e anche regalini. Bellino e dentro. Ci mangiamo il sushi che a volte viene dalle sirene. Va bene, ho capito, che schifo. Bene. Che significa? Cioè, si cucina da sola? Si stacca un pezzo di pinna. Comunque, guarda, la parte più brutta è l'orca di Feri. Feri veramente. Ma cioè. Oh, senti, poverina. Feri. Noi diamo possibilità anche alle orche brutte. Adesso chiamiamo Greenpeace perché hai fatto un crimine contro natura, Feri. Dai, la stavo finendo. Cioè, che brutta. Non è che se la finivi veniva meglio. Possiamo darle la possibilità di finirla. Aspetta, Alex. Se ci mette pochissimo, possiamo dare la possibilità di finire. Mi servono gli occhietti. Alex, squadra, forza costruzione. Miglioriamo l'orca, ok? Vieni. Allora, facciamo così. Non vedo tanti migliori qua, Aspetta, così. No, Lion. Ma questo è un narvalo. Ma cos'è? È un narvalo. È un narvalo orca di Feri, questo qua. Bellino, no, Feri? Ti piace di più così? No. Allora, io ero seria quando dicevo se magari potevamo darle la possibilità. Non c'è tanto. Ecco, l'ha migliorata adesso. Sono gli occhi. È peggio di prima. Sembra un bambino che piange. Però Allora, ci fermiamo. Sì, votate la più bella. Un emoji di un panino per squadra Lion e Alex. E una farfalla. Un emoji di una farfallina per la squadra Feriana. A Lion, la gang della costruzione. Out! Out e ciao!